Bentornati. Bentornati. In questa puntata mi va di parlare di reality, perché non so se lo sai, ma sta per ritornare sugli schermi su Canale 5 l'Isola dei Famosi. Te la ah, certo che me la ricordo, bella, benissimo. Sì. Emozionante. E adesso, insomma, c'è un po' questa notizia dell'ultima ora che sembra molto attendibile, che la presenterà quasi sicuramente Alessia Marcuzzi, ha avuto la meglio su Barbara D'Urso. D'altra parte Barbara D'Urso fa già tutto in TV, dai. A un certo punto, dai. E basta. E quindi ritorneremo a vedere questa gente che non mangia, che sta sull'isola. Poveretti, ma sarà tutto vero? Io me lo sono sempre chiesto, chissà. Tutte queste scene, rubavano i panini. E piangevano, poveretti. No, dai, si torna a vedere un reality che, sinceramente, ho seguito le puntate di Pechino Express, perché è interessante, non è la stessa cosa, ma c'è qualcosa di... un'affinità. C'è un'affinità. Ho visto, grazie a che sei su Stop, con due bellissime ragazze che sono uscite da due reality, virgola, perché allora una è Mariana Rodriguez, che è appena uscita da Pechino Express. Esatto. E poi abbiamo Diane Mello, che invece è appena uscita da Ballando sotto le stelle. No, non è uscita, è in gara. È in gara, scusatemi, sì, scusatemi. Sì, no, la Diane, anzi, ti dirò di più, che nella penultima puntata lei ha veramente colpito i telespettatori. Perché me la sono persa questa. Ha rilasciato veramente una dichiarazione molto forte su di lei, sul Brasile, sai che lei è brasiliana, sì. E sul fatto che comunque non aveva un buon rapporto con suo padre, e ha fatto anche capire tenerezza un po'. Ha fatto capire con umiltà, insomma, la sua condizione. No, ci sono. Una è uscita. È la proprio la cacciata. La... Io ti volevo chiedere, perché la Rodriguez io l'avevo conosciuta ancora quando avevo fatto Veline nel 2012, ma è parente con Belen o no? Assolutamente. Vedi, ti sei... la Bea, mi sono persa una puntata. L'ho detto, e ciao. L'ho detto con la Giulia, questa frase che lei, la ripeto, ti faccio, scusate, faccio le lezioni, faccio le lezioni alla Bea, ho detto che lei mi ha rilasciato un'intervista che appunto vedrete in edicola su Stop, proprio oggi, se premete Stop, il settimanale, dove lei dice la frase di Belen Rodriguez ce n'è una e di Mariana non ce ne sono due. Quindi, tutti vogliono assomigliare a Belen e invece lei no. Si distacca. E invece ho sentito un'altra notizia, spero di non sbagliare anche questa volta, che Simona Ventura ha litigato con la suocera Maria Venier, se non sbaglio. Vedi che l'isola sono ritorna. Infatti la Ventura, secondo me, vorrebbe ripresentare lei l'isola, però ormai si è trovata qualche porticina. Però anche lei ne ha fatti di anni lì, quindi dai. Sì, è giusto che... arrivi una nuova. Passi una nuova. Sì, è vero, c'è stato insomma dello screzio fra Mara e... sai che praticamente il figliastro, cioè il figlio del marito, no, di Nicola Carraro, figlio di Mara Venier, Gero, è il fidanzato di Simona. E a quanto pare è successo qualcosa durante una cena, si sono prese e al momento le due non si parlano. Due caratteri molto forti, dai, noi le conosciamo. Comunque una, come si dice, una scaramuccia. Invece voglio dire una cosa grave, una rissa che è successa alla stazione di Termini, al mio caro amico Jimmy Ghione, sei inviato di Striscia, sì. È stato veramente malmenato e picchiato lui la troupe, alla stazione Termini, sì. Da un gruppo di tre persone che insomma li hanno assaliti, li hanno derubati di tutti i loro averi. Inizialmente sembrava un servizio, invece sono stati malmenati. Mi dispiace, anzi colgo l'occasione per fare gli auguri. E io mi unisco con te assolutamente. Jimmy, perché per me è un caro amico, l'avevo intervistato qui al Benga anni fa. Ma poi comunque non sono cose piacevoli, poi soprattutto durante il lavoro dispiace che ci siano queste persone, sì, qui. Però dai, siamo quasi quasi lì per Halloween. È vero. Dolcetto, è vero. O scherzetto. Ma tu lo facevi grazie quando eri giovane? Perché no, perché è una festa molto recente in Italia. È vero. È una festa che è arrivata negli anni 90, così, dagli sì, Stati Uniti. Purtroppo è poco valorizzata, perché appunto in America la sentono molto qui, però nonostante tutto noi abbiamo qualche chicca da darvi per il 31. Sì, allora, aspetta, parli un po' troppo in fretta. Io vorrei segnalare che il mio amico Carmine Esposito di Diana Marina è il direttore artistico di una manifestazione che adesso vi metterete a ridere come io la pronuncio, sarebbe, la traduzione sarebbe le streghe salgono al castello. Dialetto? Il vogliamo dialetto sentire. Le streghe o monta un castello, ma cioè scusate. Parla in piemontese, ma che è meglio qui, perché i liguri ci insultano. Dove ci saranno praticamente
alle 18:30 prima dei giochi per i bambini, tutta una manifestazione con un gruppo di animazione per le vie di Diano Castello. Tra l'altro ricordo che c'è la navetta da Diano Marina che porta a Diano Castello. E poi alla sera una serie di concerti e un percorso horror. Cioè tu praticamente sei in giro no, per le vie e ti spunta qualcosa, qualche muro. E invece da Lasso ci sarà una festa sempre per i bambini in Piazza Partigiani, dove sì, metteranno appunto dei gonfiabili, quindi apposta per i piccoli. Ad uso gratuito. Sì, esatto. Sì. Per l'Onlus basta poco, dove ci sarà una raccolta fondi di beneficenza. E poi ovviamente finita la festa si correrà per le vie del budello a bussare, citofonare, quindi voi che abitate nel budello preparatevi che vi suoneranno alla porta chiedendovi dolcetto, perfetto, scherzetto. Quindi vi salutiamo amici dicendo... dolcetto o scherzetto? Noi accettiamo tutto, È vero. Ciao. Help me somebody.